si conobbero in quei momenti. Il loro amore diventò la speranza, la vita. Voglio che tu te ne vada. Proibito. Questa sera alle 21, 7 Gold. L'arresto dei carabinieri è avvenuto questa mattina in pieno centro in via San Fermo a Padova. A finire in manette un trentenne, un italiano specializzato pare in furti di portafogli. L'ultimo proprio questa mattina ai danni di una dipendente della provincia di Palazzo Santo Stefano. Altro che il centro come oasi di pace, qui invece ci hanno detto in molti proprio stamane la paura regna sovrana. Le immagini sono girate da Giorgio Barbato, il servizio e le interviste di Maria Grazia De Simone. Siamo in pieno giorno e in pieno centro città. La città è Padova, il centro è preso letteralmente d'assalto dalla microcriminalità. La paura qui regna sovrana. E allarme criminalità qui in centro, in via San Fermo, in pieno centro storico, in pieno giorno. Pochi minuti fa uno scippo ai danni di una signora. In realtà poco dopo si scoprirà che non si tratta di uno scippo ma di un furto messo a segno all'interno di Palazzo Santo Stefano, sede della provincia. L'autore è Alessandro Camardo, un trentenne specializzato ormai in furti di portafogli. Lo hanno affermato i carabinieri in via San Fermo sotto i nostri occhi. Da una settimana il malvivente si intrufolava abilmente all'interno di istituzioni, enti e anche redazioni giornalistiche. Memorabile il furto ad un noto giornalista del Mattino il 28 giugno scorso nella redazione di via Venezia, in seguito al quale Camardo viene denunciato a piede libero per uso improprio di carta di credito. Oggi l'ennesimo furto messo a segno nella sede della provincia. L'uomo è riuscito ad entrare senza problemi e ha prelevato dall'armadietto il portafoglio di una dipendente. Due suoi colleghi lo hanno inseguito fino all'agenzia Ito Viaggi in via San Fermo, dove il malvivente ha cercato di nascondersi. Sono stati attimi di panico tra i passanti, ma non solo. È entrato un ragazzo che sembrava un tossico, un drogato, che aveva rubato un portafoglio a qualcuno per la strada e si è nascosto praticamente qui dentro all'ufficio nostro. Ci siamo un po' spaventati, abbiamo cercato subito di fare in modo che uscisse, abbiamo chiamato la polizia che nel frattempo era già qua fuori. Uno pensa sempre che abbiano magari qualche arma e che vogliano fare del male, questo è il problema. Poi in pieno centro storico a Padova, la mattina così presto, uno non se l'aspetta, insomma. Non è la prima volta e delle volte sono entrati degli zingari, altre volte persone così un po', sì, non troppo per bene. Momenti di paura si sono vissuti anche sabato sera, sempre in centro, a pochi passi da qui, largo Europa. Due immigrati scippano una ragazza, parte la caccia da parte degli agenti che durante l'inseguimento sparano in aria colpi di pistola. Sì, stanotte il vento evidentemente li ha portati fino a casa e ho sentito gli spari e mi sono sinceramente un po' allarmata. Questa è la situazione nella nostra città oggi. I controlli qua francamente ce ne sono pochi. Io capisco che di giorno magari danno per scontato che queste cose non succedano, però ultimamente non è così. Siamo in centro ma siamo tutti terrorizzati, giovani e anziani, quindi il problema è, cioè noi personalmente non possiamo fare nulla altro che tenere le borse strette e stare attenti a tutto e guardarci intorno. La criminalità sta aumentando e anche molto, cioè bisogna trovare qualcosa da fare, assolutamente. Intanto più vigili di quartieri. L'altro giorno parlavo con una, come si chiama, con una gazzella della polizia, mi dicevano che ce n'è una sola disponibile, perché ne hanno due, una per gli incidenti, una per girare per la città. E quindi è poche, ci vorrebbero 4-5 gazzelle che girassero dappertutto, anche se le zone a rischio magari sono diverse. E poi i vigili che camminassero per la strada ovunque. E dunque eccezionali le immagini di questo arresto, grazie al fatto che il nostro operatore Giorgio Barbato ha avuto la prontezza di imbracciare subito la telecamera e riprendere quanto stava avvenendo. Però purtroppo, come avete sentito, ormai fatti come questo sono davvero all'ordine del giorno e infatti ha colpito ancora, per esempio, l'immigrato nordafricano che, armato di coltello, deruba di notte donne e ragazze. Ieri sera verso le 23 in via Rolando da Piazzola ha minacciato appunto con il coltello una giovane ferrarese, una 27enne che con un'amica si era fermata a parlare prima di rientrare in casa. L'uomo è sui 25-30 anni, alto, ha i capelli scuri e corti, è tutto vestito di nero e anche in questo caso si è fatto consegnare il portafoglio. All'interno c'era il magro bottino di 20 euro e il cellulare della giovane, poi si è dato alla fuga.
Paura intanto non solo in centro città ma anche nel quartiere Guizza. Il piromane che negli scorsi giorni ha incendiato i cassonetti della zona ha terrorizzato i residenti che denunciano una situazione di grave disagio e soprattutto un grande senso di insicurezza. La paura abbraccia l'intera città.